Rendiamo grazie a Dio perché oggi, luterani e cattolici, stiamo camminando sulla via che va dal conflitto alla comunione. Abbiamo percorso insieme già un importante tratto di strada. Lungo il cammino proviamo sentimenti contrastanti, dolore per la divisione che ancora esiste tra noi, ma anche gioia per la fraternità già ritrovata. La vostra presenza così numerosa ed entusiasta è un segno evidente di questa fraternità. Papa Francesco, incontrando in aula Paolo VI gli oltre 1000 partecipanti al pellegrinaggio di Luterani, ha rinnovato l'invito a proseguire con fiducia sulla strada del cammino ecumenico. Al di là di tante questioni aperte che ancora ci separano, ha detto, quello che ci unisce è molto più di ciò che ci divide. Quindi, ricordando il suo imminente viaggio a Lund, in Svezia, per i 500 anni dalla riforma di Lutero, il Papa ha sottolineato l'urgenza di portare nel mondo la testimonianza che esso si aspetta, cioè a rendere visibile la misericordia di Dio ai poveri, ai malati, perché nel servizio ai bisognosi si sperimenta già l'unità.